Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. La compagnia controcorrente, ovvero ridirò i vostri nomi. Allora, Ilaria Artemisia Rossi, Emiliano Lucisano e Claudio Cappotto, che ci presentano tra l'altro un testo inedito loro, quindi è un testo che non avete mai sentito in nessun teatro, signore, ce l'abbiamo solo noi di By Night Roma. Il testo, per l'appunto, perché vedete che la nostra serata non è mai a caso, il testo per appunto si chiama Demenza Time, giusto Paolo? Sì, confermo. Dunque, sì, hanno fatto questo pezzo che non è propriamente inedito, spiegateci bene come funziona e tutto quanto. Sì, allora no, questo è un pezzo, in realtà abbiamo riadattato dei vecchi pezzi radiofonici del trio Marchesini, Solenghi, Lopez. Abbiamo fatto un po' il riadattamento nostro, abbiamo aggiunto delle cose, insomma, abbiamo un po' rimesso in sesto quelle cose là. Mi piace. Presentatevi, innanzitutto voglio sapere i vostri nomi, tre ormai ti conosciamo. Quelli che ormai ho elencato tre volte stasera. Sì, adesso io sono sempre Emiliano Lucisano. E sì, l'altro, quindi, di Corso Cassa, Claudio Cappotto, e l'altro io lo so, Ilaria Artemisia Rosso. Che perché è l'unica donna, se Rossi. Non sapevi il suo nome. E poi abbiamo al campanello Simone Corda. Oh, loro sono la compagnia controcorrente. Quando siamo pronti li presenteremo come noi talenti. Noi siamo pronti, quindi loro, come non senza farla apposta, si agganciano al nostro manifesto della serata, ovvero Demenza Time. E adesso, precisamente all'1:32 minuti, la compagnia controcorrente con il loro pezzo Demenza Time. Che mal di testa. Hai provato con Nevralgin? Sì, ma niente da fare. Prova anche tu Nevralgin, niente da fare. Cara, dammi del tè. Tiè. Tiè, il tè che fa per te. Vuoi una casa sempre lucida e splendente? Col profumo di pulito dappertutto? Da oggi c'è la donna di servizio. La donna di servizio, e stai lustro. Uffa, cara, mi sento la febbre. Ficca dal letto. Ficca dal letto, e te passa. Ehi Laura, spendi ancora tutti quei soldi per comprarti un solo dentifricio? Fatti furba, da oggi al prezzo di un dentifricio ne puoi portare via due. Fatti furba, uno ne acquisti e uno te lo metti in una borsa senza fatte vedere. Certo, da oggi fatti furba. Dai Carlo, vieni alla festa. Ma mi vergogno, ho i brufoli. Niente paura, da oggi c'è Colaril. Colaril, a base di ormoni, elimina brufoli, punti neri e peli superflui. Allora Carlo, ti prendono ancora in giro? No, non mi chiamano più Brufolo Bill. Da quando uso Colaril mi chiamano Carla. Colaril, ti cambia la vita. Leggere attentamente il foglio illustrativo, non somministrare al di sotto di 10 gradi e su vestiario sintetico. Finché la barca va, lasciala andare, perché quando l'amore viene, il campanello suonerà. Ed ora passiamo la linea all'onda verde, a cura del 4212 dell'ACI. In città segnaliamo rallentamenti e traffico intenso su via Cristoforo Colombo, via Salaria, via Palmiro Togliatti e via dell'Acqua Cetosa, in entrambe le direzioni per la presenza di uomini mascherati che sembrano donne ma che sotto c'hanno un ca... Attenzione, sull'A24 autostrada Roma-L'Aquila, all'uscita delle gallerie, forti raffiche di mitra. Chiuso l'ingresso al Grad via Aurelia per asfalto scivoloso, intervenuti i mezzi dell'Ananas. Sul grande raccordo anulare è in testa Fernando Alonso, che precede Vettel, seguito da Hamilton e Button su McLaren. Avvertiamo che sulle strade di montagna il gusto ci guadagna. Trasmettiamo ora le precisazioni minime a cura del servizio meteoropatico dell'aeronautica. Cerbottana, cervo o femmina di facili costumi. Cassata, azione stupida, balorda. Troica, donna russa di facili costumi. Polka, donna cinese di facili costumi. Culinaria, sistema di areazione dei glutei. Palafitte, dolori testicolari. Ippocastano,
Ippopotamo ossigenato. Ma bravissimi, è partito l'applauso, quello spontaneo, quello sincero. Complimenti compagnia controcorrente, eh? E bravi compagnia controcorrente, quindi testo scritto da voi, non è vero? No? No, in realtà sì, è un riadattamento del trio Solenghi Lopez. È un riadattamento, però sì, abbiamo... tutto fatto, studiato da sì, voi, sì, eccetera. Un po' rimiscelato tutto quanto. Allora, un applauso per la compagnia controcorrente. Adesso sentite qualche, per trovarvi dove e come, a parte lo spettacolo di cui ci avete parlato prima al Giardino degli Aranci, per trovarvi dove e come, riferimenti, avete un sito, MySpace? Sì, abbiamo il sito www.compagniacontrocorrente.it e poi potete trovarci sull'account di Facebook Compagnia Controcorrente, scrivendoci una mail a compagniacontrocorrente@gmail.com. Abbiamo tanti appuntamenti nella prossima stagione che potrete trovare sul sito. Scriveteci sull'email per avere sconti sui biglietti e insomma le informazioni. Ah, fanno una cosa simile, sì, a noi, hai visto? Sì, fanno proprio, sì. Vabbè, comunque ricordiamo, come ci ha detto giusto prima Ilari, che loro sono tutte le sere alle 21, eccetto il lunedì, giusto? Beh, vedi? Al Giardino degli Aranci con, l'unica cosa non mi ricordo, il titolo Arcore non si comanda. Bravissimi controcorrente, allora sempre talenti che abbiamo catturato. Radio by Night Roma 104.5.